Allora, continuiamo la nostra trasmissione. Benvenuto all'avvocato Federico Bizzini, visto come si è freschi, diciamo, no? Con il nostro punto di vista. Cosa ci racconti stasera e quali libri ci rassegni? Io, per la verità, avevo pensato di commentare un libro nuovissimo di Paolo Pagliaro, il noto giornalista che appunto cura i servizi nel programma della Gruber. Il libro è sul web, sulle notizie che escono su internet e quindi tutti i problemi giuridici che si pongono, su quale autorità debba intervenire. Peraltro è diventato di grandissima attualità questo libro a proposito della falsa notizia riguardante la sorella di Laura Boldrini la scorsa settimana. E quindi, dicevo, con tutti i problemi giuridici che comporta. Il libro parte dalla citazione della ormai mitica frase di Umberto Eco, il quale diceva che internet e Facebook hanno dato la possibilità di parlare a tanti imbecilli. E però io dico, di questo libro avremo modo di parlare sicuramente, perché ripeto, è arrivato nelle librerie proprio negli scorsi giorni, ho fatto appena in tempo a leggerlo, però io avevo trovato in libreria un altro libro al quale do sicuramente priorità, perché il libro è stato pubblicato nel 2015, io non avevo avuto modo di leggerlo prima, l'ho letto adesso, ed è la biografia di Walter Tobagi. È scritto dalla figlia di Walter Tobagi, da Benedetta. E perché do questa priorità a questo libro? Perché Walter Tobagi veramente mi è rimasto nel cuore. Walter Tobagi era un giovanissimo giornalista del Corriere della Sera che viene ucciso con 5 colpi di pistola all'epoca degli anni di piombo, esattamente nel maggio del 1980. Pensate che aveva appena 33 anni. E a 33 anni già aveva avuto un successo professionale enorme, aveva pubblicato qualcosa come 7 libri, faceva l'inviato speciale dal 1976 per il Corriere della Sera, era un giornalista veramente stimato unanimemente. Dicevo, viene ucciso proprio nel cuore degli anni di piombo. È difficile rendere esattamente alle giovani generazioni quello che ha vissuto l'Italia negli anni 70, negli anni 80 dello scorso secolo. Un dato forse può dare l'idea: i terroristi che imperversavano in Italia, in primis le Brigate Rosse, ma poi tutti i gruppuscoli nati per gemmazione, eccetera, eccetera, compirono qualcosa come 1250 attentati tra omicidi, gambizzazioni, ferimenti, e la cosa veramente si è vissuta un'epoca di terrore a un passo dalla guerra civile. In questo contesto viene ucciso Walter Tobagi. Io ne ho un ricordo, dicevo, meraviglioso, perché all'epoca io leggevo il Corriere della Sera, sul quale scriveva quasi quotidianamente Walter Tobagi, e io ricordo questo giornalista e scrittore per il modo e per le cose che scriveva, veramente, veramente egregie. Tobagi si interessa di argomenti di carattere sociale, di carattere sindacale e di carattere politico, i temi di attualità li trattava lui, era sempre dentro la notizia, era sempre di più alla ricerca di questo mondo particolare del terrorismo, delle frange terroristiche. Lui viene ucciso da un gruppuscolo nato, dicevo, per uno dei tanti che nacquero per gemmazione delle Brigate Rosse e che si era denominato Brigata 28 Marzo. E quindi una cosa poi fece veramente clamore, perché Marco Barbone, proprio colui il capo di questa squadra di terroristi che uccise Tobagi, diventò un collaboratore di giustizia, insomma scontò solo 3 anni di carcere. A questa piccolissima allora figlia di Benedetta Tobagi, la figlia di Walter Tobagi, questa ragazzina maturò la convinzione che gli assassini potessero uscire dal carcere
tre anni dopo l'arresto e le persone per bene invece purtroppo morivano. Fra l'altro c'è una frase riportata di un ex, di un pentito terrorista tedesco, il quale confessò che in Germania i terroristi non comprendevano quello che succedeva in Italia, perché si, in Germania uccidevano i grandi manager, gli esponenti della destra, gli esponenti del potere economico. E in Italia invece si uccidevano le Brigate Rosse e i gruppuscoli extraparlamentari di sinistra, uccidevano i riformisti, gli intellettuali, i professori universitari, i politici più illuminati. Veramente la cosa era difficile da comprendere. Dicevo, era un giornalista che aveva principi saldissimi, una saldissima fede religiosa, era un cattolico praticante e aveva idee di carattere socialista, però lui, che condivise molte delle battaglie del Partito Socialista di allora, non rifiutò sempre di la tessera del partito, perché lui diceva: un giornalista non deve avere questo spirito di parte, questo spirito fazioso, deve essere sempre e comunque al di sopra delle parti, deve avere quella obiettività, o si deve quantomeno sforzare di avere quella obiettività che assicura un minimo di informazione oggettiva. Lui era un fautore del gradualismo, del riformismo, del passo dopo passo. Lui diceva che bisognava sporcarsi le mani per risolvere il problema, per risolvere il problema. E infatti lui aveva una grandissima esperienza, era introdotto a altri livelli nella rappresentanza sindacale della categoria dei giornalisti. E nonostante fosse, come vi dicevo, aveva appena 33 anni quando lo uccisero, aveva già questo cursus honorum enorme, inviato speciale del Corriere della Sera, aveva pubblicato qualcosa come 7 libri, eccetera, gli venne conferito un premio come migliore giornalista d'Italia a quella tenera età da un punto di vista professionale. Bene. E quel premio lui poteva annoverarlo insieme all'elite del giornalismo italiano: Giampaolo Panza, Turani, Vergani, Ugo Stille, Barbellini, Amidei, Scalfari. E questo per dare l'idea dello spessore di quest'uomo, di questo giornalista. Dicevo poco fa che aveva condiviso le battaglie del Partito Socialista, una per tutte, quella a proposito della trattativa per poter tentare di liberare Moro, per poter tentare di salvare la vita a Moro. Lui se la intestò in prima persona, il Corriere della Sera dette spade, nonostante fosse un quotidiano, diciamo, di aria conservatrice, ma gli dette un notevole spazio, perché lui era convintissimo della bontà di questa tesi. Coniò l'espressione cattivi maestri a proposito di Toni Negri, che era un docente universitario di Padova, che era un po' diciamo l'esponente culturale di questi movimenti rivoluzionari estremisti di matrice squisitamente terroristica. A un certo punto, poi abbiamo annoverato e nobilitato con la presenza al Parlamento per i radicali, no? Lui per andare a fare poi il latitante in Francia. In un primo momento andò a fare il latitante in Francia, poi i radicali lo portarono in Parlamento. Insomma, una storia. Il periodo di Ilona Staller, i radicali non sapevano come inventarsi. Ma questo almeno aveva una visione. Qualche concetto lo riusciva ad esprimere. Mentre parlavi. Mentre parlavi e analizzavi questo periodo storico, io ricordo perfettamente, la politica italiana, se ci fai caso, è sempre o troppo proiettata in avanti o troppo banalizzata. Queste due scelte dei radicali ai quali hai fatto riferimento. Toni Negri e Ilona Staller, sono il massimo. Provocazioni. Mi ha tolto la parola di bocca, sono il massimo della provocazione. Entravano in Parlamento, non avevano un altro significato. Assolutissimamente. Il partito della morte, lo ricordi con Moana? Ma portarono in Parlamento, ad esempio, quella persona per bene che è Enzo Tortora. Anche. Quindi
era variegato il panorama dei rappresentanti. Ma visto a volte le provocazioni fatte sulle spalle delle istituzioni, poi li si portano a quelle che sono oggi le istituzioni. Quello di Toninelli. Vilipese, no, sto portando il significato, mi sta passando per la mente la banalizzazione di come viene trattata la politica oggi, non è una cosa più nobile, è una cosa da iene, è una cosa da... mi seguono? Sì, sì, sì. Ma proprio questi dei radicali negli anni 80, negli anni 70, furono il modo di scardinare il potere, banalizzare il potere, il palazzo. Però il risultato a distanza di 40 anni qual è? Che non c'è più rispetto né della politica né delle istituzioni, perché si è degenerato oltre misure. A ragion veduta, attenzione, a ragion veduta, perché se non ci fosse stato questo, il malessere delle istituzioni sarebbe stato ancora perpetuato e si sarebbe ingigantito. Però i radicali, che sono stati sempre antisignani, io dico, se c'è un politico, uno statista, non sto condannando, se c'è un politico, uno statista nella democrazia, nella Repubblica Italiana, uno che passerà alla storia, certamente si chiama Marco Pannella, ma per quello che ha fatto, il divorzio è stata una conquista. Poi la si può leggere come si vuole, ma in un paese radicato, religioso, bigotto, come l'Italia, no? Sotto il papato, l'aver raggiunto negli anni 70, all'inizio degli anni 70, se non scorso parlato, secolo, no? Certo. Ecco, voglio dire, sono cose veramente che hanno segnato. Non per niente l'Italia, da questo punto di vista dei diritti civili, che ne dicono le statistiche, si pone certamente all'avanguardia. Adesso sì. Chiudo la parentesi, scusa questa intromissione. No, figurati, è un piacere. No. Dicevo, le ultime notizie, Tobagi si definiva un popularis, i suoi studi classici lo portavano a definirsi così, popularis nel senso che lui non ha mai dimenticato le sue umilissime origini, perché lui era figlio di un ferroviere e quindi diceva le mie origini sono queste, sono origini popolari. E per lui ad esempio la laurea sicuramente ha costituito un motivo di elevazione sociale, allora l'ascensore sociale funzionava e in questo caso ha funzionato molto ma molto bene, perché se a 33 anni ha raggiunto delle vette così alte. Bene, chiudo per dire che Benedetta Tobagi descrive suo padre come un radicale. In tema con quello che diceva Pino Gascino, un radicale per quanto riguarda le scelte professionali e le scelte di vita, ma non è stato mai né un estremista, né un fanatico, né un populista. Ora, mi pare, ho detto a esordio qual era il libro, non l'ho visto, se non erro, passare in televisione, è passato in televisione. Il libro è Come mi batte forte il cuore. Il tuo cuore, storia di mio padre, ed è pubblicato dalla Einaudi. Anche in questo caso io ne consiglio vivamente la lettura. Finito? Sì. Mi hai pregato. Ti ho rubato un po' il tempo io, però. No, mi hai invitato, lo possiamo dire prima della trasmissione, mi hai pregato di sintetizzare al massimo. Vero, ma stasera lo sto chiedendo un po' a tutti, diciamo. Però l'argomento, la fase storica, per quanto mi riguarda, è quella che ho vissuto io, che ha contribuito alla crescita, no? Diciamo da primi anni 70, ecco, fu il periodo per esempio degli anni di piombo, per noi furono, ma in quel periodo fu un'Italia molto vivace, uscì fuori Repubblica, che fu un quotidiano che dirompente per certi versi, no? Uscì fuori il giornale di Indro Montanelli che rompe col Corriere della Sera e fonda il giornale, che non è quello di oggi. Un po' dopo rispetto al Repubblica. Sì, sì, no, ma sto dicendo queste Montanelli questa vivacità Montanelli culturale. Non è paragonabile agli attuali direttori del giornale. Ho detto il giornale fondato da Montanelli. Poi Montanelli sbatte la porta a Berlusconi e se ne va. E fonda l'altro quotidiano, adesso non mi ricordo come si chiama, poi andrò a finire come andrò a finire. Però ripeto, quel periodo storico, gli anni 70-80, per l'Italia sono stati, se gli anni 60 sono stati quelli della crescita, no? Esponenziale, del vedere il futuro con ottimismo, poi gli anni 70 e gli anni 80 hanno segnato certamente un travaglio, forse perché l'Italia è stato troppo breve lo spazio tra il dopoguerra
e lo sviluppo a cui ci eravamo arrivati, perché arriviamo agli anni 80 dove crack si battendo i pugni fa annoverare l'Italia fra i 7 paesi più industrializzati del mondo. Prima noi non facevamo parte di questo club esclusivo, se ti ricordi, no? Fa anche esplodere il debito pubblico. Oh, benedetto, tutti gli annessi connessi, però voglio dire, ogni cosa ha una sua storia. Però per dire che quel periodo che hai citato, ogni mattina c'era un gabbizzato, da Montanelli, l'eccidio di Walter Tobagi, scoppia Tangentopoli, tutto un mondo che si mette. Se mi consenti, Pino Cascino richiamava perfettamente quell'epoca, gli anni di piombo, ma indubbiamente quelli della nostra generazione l'abbiamo vissuto in prima persona. Io ero consigliere, c'era una presa di coscienza anche nostra. Ero consigliere comunale, appunto. Ero un giovane consigliere comunale quando avevo 20 anni, quando 22 sì, anni, quando uccisero Tobagi, quindi di questo discutiamo. Eravamo impegnati, per carità, lo siamo sempre stati. Io allora, poi non ho più fatto politica a livello amministrativo come feci allora. Però in quel momento, pochi mesi prima, era stato sequestrato Moro. E quindi subito dopo la carcerazione, dopo il sequestro, viene ucciso Moro, viene ucciso Tobagi. Questo era il clima generale. Chi faceva politica, chi si interessava di temi sociali, ha vissuto in questo clima. All'epoca il partito, il movimento che creava fastidio, oggi è inutile che cito chi, ma erano altra stoffa, erano i radicali di Marco Pannella, ma voglio dire, riuscivano a portare a casa, pur non essendo forza di governo, ma forza di opinione, sì. E si sono intestate tutte le più grosse, a portare assolutissimamente tutte le più grosse battaglie, portavano a casa praticamente, ebbero soltanto un esploit elettorale, mi pare, no? Dopodiché c'è stato, però, la presenza e la testimonianza, un movimento di opinione, che non ha l'eguale, assolutissimamente. Diverso è oggi il movimento di opinione, che in effetti non hanno troppa vacuità, troppa populismo allo stato puro. Populismo allo stato puro. Soluzioni facili per problemi difficilissimi. Assolutissimamente, poi veramente. E appunto, Tobagi diceva, la soluzione non è questa, la soluzione è sporcarsi le mani, stare dentro il sindacato. Figurarsi. E risolvere i problemi passo passo, giorno per giorno, cambiando dal di dentro il sistema, non cambiando il sistema, che è diverso. Assolutissimamente. Mi sovviene stamattina, prendo i giornali, questa polemica dei 5 Stelle, del candidato sindaco 5 Stelle a Palermo, questa intercettazione, uno dei fondatori di Addio Pizzo e cose. Mi si accappona la pelle. No, con l'altra notizia di oggi, Soro che querela Di Maio, perché solo Soro viene assolto in secondo grado, si accerta la sua onestà, la sua totale mancanza di colpa per la sentenza, rispetto alla sentenza di primo grado, viene assolto, era stato messo dai 5 Stelle, veramente era stato crocifisso. Assolutamente, del tutto ingiustamente, perché la giustizia ha fatto il suo corso e adesso la sentenza di assoluzione di secondo grado dice che... Però il risultato qual è? Che Renato Soru, che era una risorsa italiana, non solo per Tiscali, ma anche per il panorama politico, la segreteria del è stato bruciato della regione. Oggi l'Italia non fa altro che bruciare e impallinare le risorse migliori di questa nostra Soru nazione. Si dimise da segretario Partito Democratico in Sardegna. Sì, ma ti voglio dire, oggi il risultato è che è stato, però certo, lo ha allontanato dall'utilizzo, fra virgolette, pubblico. Oggi ha detto che non sa proprio se ritornerà. Ma infatti, ma figurati, chi passa da quelle, chi ha più voglia. Federico, grazie, alla prossima, buona serata. Pausa pubblicitaria, ci vediamo dopo.